Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con le video interviste di About Pharma. L'appuntamento di oggi rappresenta uno degli approfondimenti della rubrica Immersi, lo spazio informativo dedicato al mieloma multiplo e consultabile sia su Pfizer Pro, il portale di Pfizer dedicato alla classe medica, sia su About Pharma. Il nostro ospite di oggi è il dottor Vittorio Montefusco, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia della SST Santi Paolo e Carlo di Milano. Buongiorno dottore e benvenuto. Buongiorno a lei. Oggi torniamo a approfondire la tematica relativa alla gestione multidisciplinare del mieloma multiplo e la prima cosa che le chiedo è di parlare del ruolo dell'attività fisica, di quanto questa oggi venga considerata importante nei pazienti con mieloma multiplo e anche di raccontarci l'excursus che c'è stato da una posizione di quasi divieto assoluto invece a quello che viene oggi raccomandato, ove possibile, nella maggior parte dei casi. Come sempre, no, non tutti gli studi dicono esattamente tutte le stesse cose, ma in sintesi, che cosa possiamo desumere da ciò che è pubblicato nella letteratura scientifica? Possiamo imparare che l'attività fisica moderata e chiaramente personalizzata su quelle che sono le capacità del paziente migliora la vita del paziente sotto tanti punti di vista. Intanto migliora la mobilità, migliora l'autonomia, riduce nelle persone più anziane il rischio di cadute, questo è molto molto importante, aumenta la massa muscolare, la forza, riduce la rigidità delle articolazioni. Ma poi ci sono anche diciamo così, dei benefici meno ovvi, ma comunque non meno importanti. Quello che si è visto è che migliora la qualità del sonno, migliora il tono dell'umore, che mi sembra un dato fondamentale per quando si parla di ammalati che stanno facendo un percorso di tipo oncologico. In questa video intervista vogliamo rimarcare l'importanza della multidisciplinarietà e soprattutto il ruolo che possono avere fisiatri e fisioterapisti nel supportarvi nella gestione del paziente con mieloma multiplo. Ecco, quale contributo possono darvi sia nell'avviare un paziente all'attività fisica o nel favorire una ripresa di questa durante il percorso del trattamento? Un dato di base, più dell'80% dei pazienti ha una malattia che intacca anche l'osso. Quindi la prima cosa da fare è chiedere a un ortopedico quale sia il margine di azione per quanto riguarda l'attività fisica di un paziente. Si va da esercizi che possono essere fatti solo in poltrona ad una normale attività fisica, quindi lo spettro di possibilità è molto ampio. Fatto questo, abbiamo bisogno di un fisiatra. Il fisiatra ci potrà definire un programma personalizzato per il paziente in relazione a quello che è diciamo così, il margine d'azione che è stato definito dall'ortopedico. Infine, il fisioterapista aiuterà il paziente nel mettere in pratica questo programma. Ora vorrei sottolineare tre cose. La prima è che il fisioterapista è importante per imparare a fare gli esercizi, per farli bene, ma poi non bisogna che ci sia sempre il fisioterapista. Il paziente può e deve imparare a esercitarsi anche da solo. Il secondo punto è che i pazienti hanno una situazione dinamica, quindi oggi magari si possono spingere solo fino a un certo livello di attività fisica, ma dopo un certo tempo la situazione cambia, la malattia cala, l'osso si rafforza e quindi possono fare di più. Quindi non va dimenticato che diciamo così, nella gran parte dei casi è possibile poi incrementare questo grado di attività fisica. Il terzo punto è che l'attività fisica, fatta secondo le dovute modalità,
è di chiaro beneficio per il paziente perché consente di contrastare, a volte di invertire quel circolo vizioso che vediamo soprattutto nei pazienti anziani che si trovano ad avere difficoltà motorie e allora dicono: ma sai che c'è? Io faccio ancora meno perché fare qualcosa mi costa fatica e meno si fa, più il fisico perde la competenza nell'attività motoria e anche le cose che prima si facevano quasi normalmente diventano sempre più faticose, fino a che ci si ritrova, diciamo così, in poltrona e non più autonomi. Bene, noi dobbiamo invertire questo circolo vizioso, farlo diventare virtuoso. Io ringrazio il dottor Vittorio Montefusco, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia dell'azienda sociosanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano per questo primo contributo sul ruolo che fisiatri e fisioterapisti possono avere nel supporto agli ematologi nella gestione del mieloma multiplo. Vi ricordo che la video intervista integrale al dottor Montefusco è già consultabile sul sito Pfizer Pro. Grazie e al prossimo appuntamento.